visti un po', immagino, no? Perché Don Matteo è amato da tutti, a più livelli, a più età, di diversi ceti. Guarda che fai il... Ma adesso stai facendo... adesso stai facendo... In questo momento della tua vita stai facendo più attore o regista? Sto facendo più il cinema. Sono tornato alla prima professione. Mi sono tenuto dal dire il primo amore, perché il vero primo amore è il teatro. Ed è uno dei motivi per cui sono venuto qui molto volentieri a parlare di... Adesso lo svegliamo. Però poi ho, diciamo, la fortuna, il caso, il destino, i binari della vita mi hanno portato a fare il cinema come prima cosa. A 24 anni ho fatto 5 più per la sala e poi moltissima televisione. Poi mi ero un po' già sedutino, perché la fiction diventa abbastanza routinier se uno la fa, ne fa tanta come me. Ho tentato di tornare al cinema, dico ho tentato perché questo paese ancora un po' vive questa dicotomia un po' non intelligente tra cinema e televisione, quindi sono ritornato un po', sono dovuto partire dalla B, tornando al cinema se e ove fosse considerato in Serie A, per ricominciare a scalare delle posizioni. Quindi più il regista, però volentieri l'attore, adesso ho fatto un film come attore con Claudio Fragasso. Quello che capita, a me in questo capita, non è male. Sì, 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 ma filosofia, lezione di Torio, e poi ne parleremo. Allora, vi dico perché lui è qua. Dunque, in quel che sono andato costruendo in questi mesi sulla famiglia Gassman, a un certo punto mi sono imbattuto in un film fatto da Jacopo Gassman, un film che lui ha fatto appena morto, Vittorio, quindi insomma circa 15 anni fa, insomma. Era ventenne lui, fresco fra l'altro di studi, credo, newyorkesi, di scuola di cinema, insomma. Però purtroppo lui proprio avrei voluto che Jacopo venisse qua a presentarcelo. Però Jacopo in realtà ha due produzioni teatrali, fa il regista teatrale in questo momento, questo ultimo figlio di Vittorio Gassman, e come dire, non poteva. E vabbè, lo proiettiamo, c'è dato il film, eccetera, lo proiettiamo. Però non mi bastava, perché dicevo, troverò un modo di ci sarà qualcuno da coinvolgere, possibile. A un certo punto mi è venuto in mente la scuola di teatro di Gassman. C'è che vado a vedere gli allievi. Ho trovato l'elenco degli allievi. Mentre scorrevo questo elenco, ho scoperto una cosa che non sapevo oggettivamente. Non sapevo che Giulio Balle avesse proprio, si fosse formato alla scuola di Gassman, che era, se non sbaglio, a Firenze. Chiamava questa scuola? Bottega Teatrale di Firenze. Diretta da Vittorio Gassman. Diretta da Vittorio. Che anni siamo? Io l'ho fatta dall'83 all'85, credo che la scuola abbia vissuto dall'80 al 90, ma gli anni caldi dove Vittorio ci mise molto di suo erano proprio quelli dove c'ero io. Diciamo, la fortuna era che sono coetaneo di Alessandro, quindi un po' per naturale predisposizione paterna, un po' per controllo sopra Alessandro, che in quei tempi non era un pazzerello. A 18 anni si è tutti pazzerelli, Vittorio c'era molto, io poi abitavo appunto proprio con Alessandro, abbiamo fatto quello. Abitavi con Alessandro? Sì, classica casetta da, diciamo, universitaria, perché avevamo appena tutti finito il liceo. Certo. Ma tu eri uno studente buono che lo curava, Alessandro? Sì, però sì, sì, diciamo sì, quello, diciamo, in questo senso Vittorio aveva cura di me in quanto avessi cura di Alessandro. Però ovviamente io ho imparato tanto, cioè sono diventato, se non figlio d'arte, cugino d'arte, perché appunto con questa amicizia ho vissuto quello che spesso i figli d'arte raccontano, cioè la possibilità di assistere a cose fin dalla nascita. Vabbè, io ormai ero grande, perché solitamente a chi è un outsider come me non è ammesso, diciamo, quindi questa è stata un po' una fortuna. Allora, quindi io scopro in questo elenco Giulio Basis, come ci conosciamo, lo chiamo un po' così selvaggiamente: senti, ho scoperto che sei stato allievo di Gassman, non verresti? E poi chi aveva? Cioè, no, l'ho scoperto dopo, in realtà, che avevo questo legame anche proprio con la famiglia, con Alessandro. E lui ha cominciato a raccontarmi per telefono di tutta questa cosa, e io la vedevo, mi si illuminavano gli occhi, dicevo, accidenti, pensa, se viene qui cosa può raccontare al pubblico, insomma, di questa scuola? Perché l'amore viene molto prima, vuoi che comincio? Sì, dai, vai. No, perché l'amore viene molto prima, dunque io faccio questo mestiere per Vittorio Gassman, cioè da sempre io ho voluto fare questo mestiere, quindi da quando avevo 6, 7 anni, 8, da quando uno...
i quasi ricordi non ce l'hanno. Quando vedevo sullo schermo Vittorio Gassman ero fulminato da qualcosa che direi amore, pur io essendo sempre stato etero, diciamo, ma amor, no? Quella cosa enorme che ti fa appassionare. E quindi, siccome Vittorio è stato senz'altro un grandissimo attore cinematografico, televisivo, intelligente, bello, corto, eccetera, però diciamo, se proprio uno deve dire la precipuità della sua carriera, dove è stato ai vertici planetari, quella è l'attore di teatro. E quindi andavo a vedere Vittorio sempre a teatro, intanto avevo cominciato io la mia scuola di teatro per imitarlo, per cercare di diventare come lui. Verso la fine degli anni '80, qualcuno si ricorderà, Vittorio scrive la sua autobiografia, Un grande avvenire dietro le spalle, libro che io considero uno dei più belli in assoluto della, oserei dire, della letteratura dello scorso anno, perché non è solo un'autobiografia alla Casanova, è un tentativo anche proprio analitico e psicanalitico e anche formale di determinate cose della letteratura italiana. Ricordo che Vittorio, ora l'amore mi spinge tanto, vinse il premio Bancarella a 22 anni con un libro di poesie, questo per dirvi anche il cote intellettuale. Quando faceva, non so, io sono di Torino, sono nato e cresciuto a Torino, quando faceva per esempio l'Otello a Torino al Teatro Alfieri, quindi recitava due settimane, io mi vedevo tutte le repliche e Vittorio vedeva questo ragazzetto di 13-14 anni che tutte le sere lo aspettavo fuori dal camerino per farsi fare l'autografo. Io fanatico. Ero fanatico di Vittorio, proprio ero fanatico di Vittorio. E anzi, successe questa una cosa bella. Il Cassio, in quella edizione dell'Otello di Gassman, lo faceva Massimo Vini, attore che forse conoscerete, attore televisivo, attore cinematografico. Una domenica, l'ultima domenica, quindi l'ultimo spettacolo di quelle due settimane, nell'intervallo si fece male, uscì, si fece male, insomma non poteva rientrare. E quindi annuncio al teatro, si chiede scusa, nel secondo tempo l'uomo di Cassio sarà letto dall'attore. Io ebbi addirittura, penso di civiltà di un ragazzo di 15 anni, di andare a bussare i camerini e dire la sua memoria la faccio io, ovviamente. Mi diedero una pacca sulle spalle e dissero vabbè, torna a casa ragazzo. Fatto sta che comunque arrivato ai 18 anni feci il provino alla sua scuola. Ovviamente Vittorio non si ricordava affatto di me, poi crescendo capii perché, cioè io che sono un centesimo della sua notorietà, della sua bravura, della sua ho comunque tante persone che mi fermano, che mi chiamano, che fanno foto, che mi danno qualcosa da leggere. Immaginiamo Vittorio, ne vedeva migliaia e migliaia, figurate se si ricordava di quel ragazzetto. Ovviamente io invece mi ricordavo molto bene di lui. Faccio questo provino che supero facendo un monologo del Marco Antonio e Giulio Cesare, che poi era stato uno dei suoi cavalli di battaglia, e quindi divento allievo della sua scuola. E tutto il resto lo farò ovviamente più breve, ma per dirvi il rapporto a 360 gradi. Nasco come fan, vero fanatico, cioè un fanatico vero. Divento suo allievo. Finiti quei due anni di scuola, Vittorio mi chiede subito di entrare nella compagnia di quello che lui chiamava la compagnia della bottiglia. Falsa modestia di essere stato suo amico, perché mi ha ben voluto, un po' per Alessandro, io e Alessandro siamo stati molto amici, no, cioè, lo siamo, però poi sai ragazzi, un conto è vivere insieme e essere l'uno il testimone di nozze dell'altro, quale siamo, un conto poi i figli e la carriera, ci si sente, ci si vuole bene, ma è diverso da quella, diciamo, legame assoluto che si ha da adolescenti. Suo amico, nei giorni tristi, mi chiamava, aveva bisogno di sentirsi anche così parlare di cose diverse. Io sono un uomo che ha una fede forte, quindi aveva bisogno di sentire parole di chi ha una fede forte, pur magari non considerandole, però gli piaceva cercare di capire perché si potesse avere una fede forte. E credo che il ciclo rispetto a lui si possa concludere così: l'ultimo film che ha fatto come attore Vittorio l'ha fatto diretto da me, che è la bomba, in cui lui ha recitato
Quindi credo che sia davvero un rapporto. Passare dall'altra parte a dirigere il lì è stato un'altra cosa folle, anche perché l'unica vera raccomandazione che ho avuto nella mia vita, la storia, forse qualcuno l'ha visto il film, è una storia di ragazze che sognano di fare gli attori e siccome non ce la fanno, diciamo per uno scherzo fingono di essere mafiosi, ci riescono molto bene perché sono bravi a recitare, la gente ci crede e quindi fanno un impero sul niente, sulla finzione. Quindi è un gioco di specchi con l'atto studio, perché emigrano in America e quindi fanno questa specie di atto studio. Mi piaceva avere come maestra dell'atto studio Shelley Winters, ex moglie di Vittorio e attrice che ha vinto 2 Oscar. E mi ricordo che Vittorio scrisse una lettera: Giulio Basi, il mio allievo, che mi vuole bene, un uomo di talento, per bene, eccetera, ti prego, un ruolo per te. Ma quindi io veramente, come nel Novecento, con la letterina di raccomandazione di Vittorio, andai a Los Angeles a incontrare Shelley Winters, con la quale lui non si parlava da 20 anni, perché erano arrivati a quel libro, lui, cioè, si era arrivati a spararsi, cioè Shelley gli aveva sparato fisicamente, non aveva preso, e ora voi entrando avete visto quella foto di Vittorio, una bellezza, ragazzi. Io, perché l'ho conosciuto a 60, mi sembrava veramente Dio. Ma quando vedo le foto di lui a 30, 40, cioè veramente io ne conosco pochi così belli. Mettici tutto quello che aveva lui, la generosità, l'intelligenza, la cultura, la capacità, cioè immagino che davvero, come mi raccontavano le donne, si potevano appunto strappare i capelli l'una per l'altra. Quindi c'è un epilogo a tutto questo, mio figlio, il primo maschio, si chiama Vittorio. Senti, allora, proprio per quello che hai raccontato, c'è una cosa strana, in quella telefonata in cui lui in realtà mi ha detto subito di sì, che sarebbe venuto a chiamare a ricordare Vittorio. E di che gioia! Io ho trovato il suo nome in questa storia, senza saperne quasi nulla, ho aperto ed è uscito tutto, sono stato inondato via telefono da questa storia fantastica, però lui mi ha chiesto una cosa a cui teneva molto. Dice: guarda, in realtà uno dei modi con cui il rapporto fra me e Vittorio è diventato lavoro, insomma, ed io ero ancora, se non sbaglio, dentro la scuola, è stato il fatto che lui in quel momento stava facendo una cosa per la RAI, un programma che si chiama Cinecittà, in cui in qualche modo lui raccontava il suo rapporto col cinema. E la cosa strana, dice: guarda, io ho fatto una cosa, ma è scomparsa, non si trova più, non si è mai più vista. Per esempio, dice: i miei figli non l'hanno vista mai, mi piacerebbe tanto. Insomma, risultato, c'è una cosa grandiosa, fra l'altro è qui con noi in un incontro fra poco, la dottoressa Mirati, che è il direttore delle Teche Rai, e abbiamo cercato dentro le Teche Rai questo pezzetto e l'abbiamo trovato. Allora, forse va spiegato almeno una cosa, cioè lui in realtà è Vittorio Gassman in questo frammento, il giovane Vittorio Gassman che va a fare un provino a Cinecittà e trova un, posso dire, trucidissimo regista romano, di quelli proprio che non gliene frega niente, che è esattamente quello che voleva raccontare Vittorio, nel senso che lui ha trovato e dice per quanti anni, per 7 anni lui non si è più avvicinato al cinema perché ha incontrato questo terribile regista. Allora, il terribile regista lo fa Vittorio Gassman e Vittorio Gassman lo fa Giulio Base. Guardate un po'. Poi dopo parliamo. 1985. Che meraviglia, guarda che regalo che mi stai facendo. Quanti ricordi, ho passato anch'io, ero uno di loro, che magari non avevo le tette che c'è, ero anch'io un bel ragazzo, stante, sportivo, bruno, capello lungo, felice. Invito alla lettura di tutti. Esatto, anch'io avevo le mie brave letture, leggevo Aristarco, Dovkin,
il materiale plastico e il montaggio incrociato non avevano misteri per me. Avevo anche la mia brava raccomandazione, Silvio D'Amico, presidente dell'Accademia Drammatica da cui provenivo. Era un buon carattere, tranquillo, un po' nervoso, paura. Insomma, ero pronto alla grande prova. Ero come lui. Poi, secondo me, come... molto bene, stavamo solo in qualche cosa, eh? Sotto l'altro, schiama, schiama. Ma se dici, già. È uguale, sbrigati perché il regista ci ha preso. Un momento, per me, per me. Buongiorno. Come ti chiami? Vittorio Gassman. Gassman, allora sto... Gassman, con due S, sono di origine tedesca. Ok, capito, Gassman. Vabbè, segnami, no? Come si scrive? Scama, scama. Poi, comunque, se vuoi far cinema, tu cambierai solo, no? O vuoi far cinema? Sì. Hai visto, ma? Allora, che hai fatto? Io. No, dico, hai fatto già qualche cosa al cinema? Ah, sì, sì, ho fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica qui a Roma. Segno, ho segno. Studiato recitazione con Pietro Sciaro. Bravo. Poi ho fatto alcune lezioni al Centro Sperimentale di Cinematografia, sempre qui a Roma. E poi due stage, uno di psicodramma e un altro di tecnica sopromotoria. In teatro ho debuttato con un tirso. Un tirso? Tirso De Molina. Che E poi ho fatto uno stringer, che sono stato attore giovane in un'auto sacramentale di Calderon del Bar, che poi testi di Camus, Rosvita, Ugo von Hofmannsthal, e poi ho fatto Reste nella tragedia di Alfieri. Sì, vabbè, ho capito. Dai, a paginetta 26, mandate al trucco. Stefano, vieni qua, senti, prima di tutto, sbiondalo, perché è nero che pare un corvo. Fai una faccia un po' più simpatica, più umana, che è tutto pizzuto. Vai, ragazzi, vai. Allora, Carmen, ce l'hai una marsina per sto ciuffolo qua? Ma non c'ho la misura, però. Vabbè, vai. Allora, mi raccomando, l'orecchie. Hai capito? Fatelo un uomo. Allora, con queste orecchie come andiamo? Andiamo bene, siamo quelli del tuo lato. Il fondo va bene? Sì, vabbè, non mi piacciono queste buchette qua, fare un bambolotto, fai qualche cosa. Che è la liberatoria? No, è buttati una sensia, io sono per i giovani. Vabbè, firma, non ti preoccupare. Dai, ma allora sta sereno, che vai bene, hai visto mai? Andiamo, su, Carmen, amo. Vieni qua, mettete lì. Non sono più regista. Lì, vai, mettete lì, fate vedere. Non mi piace la giacca, Carmen, non mi piace. Vabbè, dopo lo andiamo, levati, Carmen. Presentati alla macchina da prima, dai. Oh, ma che è scemo così? Da dritto, fate vedere. Gira da destra, gira da destra. Il naso adunque, pizzuto, levagli quell'ombra dalla giraffa. Dai, facciamo la prova. Attacca. No, attacco. Vai, Carpezzo. Pila di sì, questa è mia reggia, un gioia, Pila di amato, Burso! Ma che è stato? Ma chi manda? La paginetta 26, l'hanno data la paginetta. Vabbè, non importa, conta. Uno. Sì, due, tre, vai. Uno, due, tre, sì, quattro. Ma mettici qualche cosa, cinque, sei, sette, ingrifati, vai. Dai, ma niente, degesso, vedi? Stefano, non mi piace sta giacca, levati. Dammi la sciarpa che me... Hai capito? Perché tutto è gessoso, è carente di labbro. Stefano, dammi un po' di gomma piuma, riempimelo qua, hai capito? Stai tranquillo, va tutto bene. Hai capito? Non mi piace, dammi quell'altra. Ti spiego la situazione adesso, hai capito? Questa sta già meglio, più Roma. Hai 15, 16, perché tu sei... Tamas! Tu sei un grande musicista, pianista, forte, non muscolarmente, forte, alla vigilia del primo concerto importante, hai capito? Però c'hai un dramma, un combattimento interiore, questa è la bella parte, hai visto mai? Perché sei innamorato? Ti piace una, lei. Vieni, cara, vieni, no, questo. Dunque, lei nella storia è una contessa, capito? E è pure buona, ti piace, ti piace. No, ti piace, lo dico io, dai per l'occhiata, slingua con l'occhio, e lei, ecco, hai capito, guarda che roba, hai capito? E qui voglio vedere il centro della lotta fra l'arte e i sensi, mettete la piano,
Ma questo non mi piace, ma è un banderiero lì. Qui sta la tavoletta, mettere qui. Sì, mettere a sede. Oh, bambino, svegliate. E lei che sta intorno, non andrà mai sulle tavolette ce l'ha lei. E tu io vai lì, hai capito? Gli giri, tu l'allumi, fai vedere. La coscia, la cianca, ma delicata, delicata, come sai fare queste cose, eh? Guarda sta roba, appoggiati pure, guarda che davanzale, hai capito? Sì, sono lì. Sì, sereno. Vai, vai, e gli dici, cara, lasciami. Lasciami provare il secondo movimento. Lasciami provare il secondo movimento. Ma che parla col naso, c'ho la droga, ma che mi mandate qua? Questa parrucca non mi piace, dai. Sei, provami quella. Ecco, questa è più carina questa, eh. Forse. Mette dai un po' di glicerina, fallo piangere, umanizzamelo questo. Ce l'hai un po' di cotone, qua. Riempi, dammi un po' di cotone. Mettagli un po', apri la bocca, lì. Vai fermo, lì tranquillo, vai sereno. Vai sereno, lì sempre al piano. Mandate via i ragazzini, torsetto, fatemi provare, è una scena delicata. Beh, hai capito, tu stai lì. Faccio no, è meglio che conti, conta, uno, due, tre. Due, tre. E pronto il playback, vabbè, 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 motore, playback. Oh, non girà che questa è pellicola sprecata, questo è proprio impedito. Nel salone fagli fare la concorsale. Vai, vai bene, vai, vai, vai. Tuno, l'andante, fammi rimassare nel corpo, 181, 103, 6, fammi rimassare per favore, 251. Sì, 92, dai che giù, dai che giù, senti. Di mille, di mille, di mille. La mia carriera cinematografica cominciò esattamente 7 anni dopo. Sì, ci vollero 7 anni per sanare le cicatrici di quel primo bruin. Devo ringraziare soprattutto Massimo che mi ha invitato con questa scusa. Sono riuscito a rivedere questa cosa che non vedevo da 30 anni e quindi l'emozione è stata enorme per tante cose. Per tante cose. Adesso che tu fai regista di cinema, tanto proprio per capire le cose. Cioè, Vittorio veramente è stato, come dire, torturato. Cioè, ha un nome questo regista? Ma no, secondo me lui ha fatto una crasi di 2 o 3 di questi che l'hanno fatto crescere, che andavano per la maggiore, ma soprattutto per l'odio amore che lui ha avuto per il cinema all'inizio, perché sì, adesso io non so quanto abbiate approfondito, immagino di sì, ma cioè, lui ha fatto veramente 6-7 film con delle parrucche bionde, con della roba del genere, quindi le sue ricordate... Fa proprio un musicista. Sì, uno biondo in cui il violino, dove lui veramente esatto, tra tante sì, qualità sì, che c'ha, proprio le mani non era per lui, quindi era costretto a fare delle cose dove davvero lo gonfiavano perché diceva che aveva questo naso adunco, cioè tutte cose sostanzialmente vere, magari nel tempo traslate, un po' sono successe dopo, il suo primo premio un po' prima, ma è tutto più o meno vero, portato all'eccesso, ma tutto più o meno vero. Lui ha avuto un rapporto con il cinema. Il primo che davvero l'ha scoperto e gli ha fatto fare Vittorio è stato Monicelli, quando l'ha preso, gli ha detto nei soldi ignoti tu fai il film. Lui si è inventato il personaggio, quello di scientifico che vi ricorderete tutti, non pugile, diciamo ex pugile mezzo suonato, e quella è stata la vera. Peraltro una cosa come quella ribalta completamente l'immagine di Vittorio Gassi. Sì, che noi l'abbiamo visto, se ci pensate, sia oggi col Mattatore sia ieri con Amleto, in un momento in cui lui è il massimo attore drammatico italiano, anche l'innovatore oltretutto, certo, il teatro drammatico, certo, no? Quindi a un livello, come dire, di consapevolezza della cultura teatrale italiana, ecco, in realtà con Monicelli fa una cosa diversa. È uno dei motivi quando prima tu mi hai detto quell'attore regista, e io ti ho risposto un po' come Vittorio, un po' quello che succede. Vittorio raccontava sempre: non fate né gli impegnati né diciamo buttatevi via, perché io quando lui faceva il mattatore e andava, magari faceva le pernacchie, le voli, i budini,
quella roba un po' circense, diceva io poi la sera vado al Teatro Argentina, che è il teatro per antonomasia di Roma, e recito Hamlet, tradotto da me, cioè da tradurre Shakespeare e metterlo in scena, regia e recitare l'Hamlet, cioè il personaggio che tutti gli attori del mondo sognano, a fare il circense, le carriole, le pernacchie, le schifezze, eccetera. C'è tutto l'arco costituzionale di questo mestiere. E lui diceva, intanto fate e cercate di fare bene. Mettici dentro che ha fatto la pubblicità di Perugina, mettici dentro che ha fatto i fotoromanzi. Cioè Vittorio, non si è stato, in questo c'era la sua grande generosità. Quindi non ti voglio dire che io sono così, ma ti voglio dire quello che capita a me va bene e cerco di metterci il massimo in quello che faccio. La lezione di Vittorio è stata soprattutto amate quello che fate e cercate di farlo bene. Quando Monicelli l'ha portato a fare il cinema comico, lui appunto veniva da Adelchi, cioè c'era un po' di verità di questo. Cioè quando diceva, vai, via la ginetta, perché il cinema è così, devi dire, via qua, no, sei mostro. Cioè, ma tu fai così? Tu come regista o tu come attore? Come regista. No, i tempi sono un pochettino cambiati. I tempi c'era Cinecittà Trionfale. Era quel cinema dove davvero chiunque venivano da Hollywood, è l'Hollywood sul tempo, sì, esatto, in quel momento lì. Cioè quindi facevano, non so se tu vedi la filmografia. Papa la venivano a fare a Roma. Quelli però erano grandi film, appunto, magari c'era Mankiewicz, eccetera. Però quando ci sono in una, diciamo, in una stagione si fanno 500 film, perché questi erano i numeri, cioè, se voi vedete Totò, Gassman, Totò in particolare, faceva 30-40 film a stagione, quindi ci volevano 30-40 registi, è evidente che poi arriva uno e dice scusa che qua gira tanto, e quindi arrivava quello, giriamo, famo, cioè capitava un po' di prendere anche, no, le basse, le basse, la terza, quarta film. Nel 1960 in Italia, io racconto sempre questo, Fellini girava La dolce vita, quell'estate pensate cos'era l'Italia, Visconti girava Rocco e i suoi fratelli, Dino Risi girava Il sorpasso e Antonioni girava La notte, cioè questo era il 1960 in età, cioè quattro capolavori di quell'estate. Poi però si saranno girati altri 300 film e c'era chiunque che faceva altre cose, però Vittorio era così, cioè lui sentiva dentro l'attore che faceva Adelchi, no? Quindi gli scocciava, andava via, vado via qua, andiamo, perché c'aveva quella sorta. Quando qualcuno gli ha tolto questa pasta, poi ci si è buttata con tutta forza e ha fatto i grandi ruoli del sorpasso, del gaucho, dei soliti ignoti, cioè le grandi guasconate che poi l'hanno reso famoso anche popolare. Ma lui raccontava quando faceva la, scusa, sono un fiume in piena, si parla di Vittorio, quando faceva la Adelchi. Ora, la Adelchi di Manzoni, non so chi di voi l'ha letto, ma insomma è roba tosta, tanto l'argomento Adelchi, il Medioevo, la guerra francofona, eccetera, ma è tutto in versi, in endecasillabi, Adelchi sarà visibile qui domani, dove è qui, roba tosta, cioè meravigliosa, però insomma, lui diceva che a un certo punto è andato, e lo faceva lui con un circo, perché si era inventato il modo di portare il teatro, anche i luoghi dove i teatri non c'erano, quindi aveva una cosa di infantia che poi ha fatto sì che lui fallisse, perché era una cosa più grande di lui, cioè si spostavano non so quanti tir per portare in giro questa tenda, non era ancora meccanizzato, si poteva spostare, senso conto dopo, esatto, dopo, però dopo, andava, che ne so, nella provincia di Ragusa a portare Adelchi, dove nessuno capiva, i versi di Manzoni in desiderio. A un certo punto fece una scommessa con non mi ricordo chi, una compagnia, dice ma Vittorio qua non applaudo, ma non capisco, ma non so niente, dice adesso ti porto l'applauso, disse ora il film di una parola che non c'entra niente con Manzoni, e quindi che ne so una cosa, Dio dice, oh Dio mi guidavano al campo inosservato, sì, salame, e partì un applauso clamoroso, perché finalmente avevano capito una parola che era salame, e questo lui la raccontava sempre per dirti chi era, cioè era un uomo fantastico. Allora, urge la ragione vera per cui siamo tutti qua, cioè quello di vedere questo film di Jacopo Gallo. Allora, Jacopo lo potete trovare in quell'angolo che abbiamo ricostruito, diletta da Andrea, cioè l'ultima compagna, no, l'ultima compagna, aspetta, segui il dito, l'ultima compagna di Vittorio ci ha regalato le sue foto e là abbiamo ricostruito una sorta di camerina di Vittorio, fuori, sì, lì fuori, e c'è a un certo punto un bambino piccolino che mette un dito in bocca a Vittorio, lui e Jacopo.
Jacopo, era ancora regista. No, Jacopo, siccome Vittorio mi schiama tutto, avete visto in questa, a un certo punto c'è una battuta che dice il regista, dice cacciate i ragazzini dal set, perché c'era Jacopo che passeggiava il set. No, io Jacopo la prima volta l'ho visto che era così, che si muoveva nei teatri, perché ovviamente essendo l'ultimo di quattro figli, figlio quasi di un nonno se vogliamo, in cui era permesso tutto, cioè Vittoria Jacopo permetteva tutto, era quel giorno, me lo ricordo benissimo, in quel giorno era sul set e lui era una frase un po' come Vittoria faceva sempre, cioè mischiava vita, realtà eccetera, per cui era Jacopo che si aggirava per il set. Jacopo ed è bravissimo, Jacopo è bravissimo, bravissimo. Questo film è bellissimo, scusate ve lo dico prima della visione. A me sembra, oltretutto, a me ha colpito una cosa che mi raccontava Jacopo un po' di tempo fa a Roma, mi diceva, insomma, io ho avuto la fortuna, a differenza degli altri figli di Vittorio, di averlo avuto, cioè perché gli altri figli in realtà erano i figli del grande mattatore che era sempre in giro per il mondo, sempre a fare qualcosa, sempre da qualche parte, in qualche avventura meravigliosa che il suo mestiere gli dava. Invece, quando è nato Jacopo, lui davvero ha voluto, con la sua compagna Diletta, con sua moglie Diletta, davvero dedicarsi alla crescita di questo figlio. Quindi dice, io comunque, anche se è morto, che avevo pochi anni, perché era molto giovane Jacopo quando 15 anni fa morì Vittorio, in realtà ho avuto la fortuna, senza i miei fratelli, di avere un padre tenero tutti i giorni con me, che mi ha accompagnato nei primi anni della mia storia. Muore Vittorio e lui decide, allora lui, come dicevo prima all'inizio, aveva fatto a New York una scuola di cinematografia, quindi sapeva come usare le immagini. Jacopo è vero figlio, cioè non vero che gli altri non lo siano, ma in cui Vittorio si rivedeva, perché aveva fatto il classico, ci poteva parlare in greco, parlava perfettamente il latino, era il vero intellettuale, la parte di Vittorio in cui alla fine della sua vita diceva in realtà io non volevo fare l'attore, io volevo fare l'intellettuale. Verso la fine Vittorio ha ripensato molto a quello per cui lui si è battuto, per cui Jacopo rivedeva una figura di vero intellettuale, cosa che Jacopo è. Scusa se ogni tanto ti... Giovanissimo, pensate a questo ragazzo, giovanissimo, che non ha le spalle delle vere esperienze professionali, che però decide in qualche modo di, come dire, di lenire, se volete, il dolore di questa scomparsa, facendo il suo mestiere, cioè provando a mettere insieme il suo modo di aver vissuto Vittorio, però si mette a rivedere ore e ore e ore e ore di immagini di Vittorio, di teatro, di cinema, e prova a mettere insieme questi 45 minuti che adesso vi proponiamo. Buona visione, a dopo.